Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quanti di voi sono cresciuti con questa musica, con queste pochissime note che hanno segnato gli anni 90 e che ancora oggi, quando le senti, ti fanno venire la pelle d'oca? Misteri, cospirazioni, alieni. Questo era il cuore, questo era il succo di questa serie eccezionale, mitica della televisione mondiale, che si chiamava X-Files. Ebbene sì, negli anni 90 c'era questa serie bellissima. Se siete giovani e non l'avete mai vista, beh, andatela a recuperare, perché ancora oggi rimane una pietra miliare nella storia della televisione. Io anni e anni fa cominciai a comprare action figure, action doll, dipende come le vogliate chiamare, scala 1 a 6, 12 pollici quindi, di varie serie delle quali ero fortemente invaghito a quell'epoca. E una di queste ovviamente era X-Files ed è quella della quale ho comprato più pezzi. E oggi sto sistemando casa, sto aggiustando le mie collezioni, sto vendendo un po' di giocattoli, un po' di cosine che avevo comprato, un po' di giocattolini, per lasciare delle collezioni, intanto per restringere un po' il campo, ma per lasciare anche delle collezioni che siano un pochino più serie e di roba un pochino più di valore. Date via un po' di cianfrusaglie, di giocattolini, cose carine, però non è che posso collezionare tutto io. Ho liberato un po' di spazio, ho comprato una vetrina e quindi finalmente adesso possono essere esposte con la dignità che meritano. E ora sono qui per voi, per farle vedere a voi direttamente dagli anni 90. Per una questione di eleganza e di essere cavalieri nei confronti delle donne, cominciamo con Scully. Ecco, bisogna anche dire, eccolo qua, c'è un filetto in più. Guardate che bellezza, questa action figure prodotta negli anni 90 dalla Sideshow. È ormai un pezzo da collezione vintage, si trovano ancora, se vi interessa, su eBay ovviamente si trova di tutto. Vedete, avevano la base serigrafata con il logo di X-Files, i vestiti in stoffa, i capelli all'epoca erano in plastica, non erano di stoffa come quelle più elaborate magari dei giorni nostri, e avevano alcuni accessori. Guardate che bello il cartellino dell'FBI e la pistola, e poi nella posa proprio classica dell'agente dell'FBI. Eccola qui, i vestiti sono fatti in maniera clamorosa, sono veramente belli. Guardate anche le scarpe con il tacco, è veramente veramente, per gli amanti delle action doll, delle action figure e degli anni 90, non può mancare nella vostra collezione. Ma adesso, come ogni agente dell'FBI che si rispetti, aveva un partner. E eccolo qua, Fox Mulder. Guardate che bello, guardate che bella questa posa, come gli agenti quando fanno irruzione che hanno la pistola in una mano e la luce poggiata sull'altro braccio per illuminare dove sparano con la pistola. Il cartellino dell'FBI come gli altri, ma guardate la somiglianza, guardate la precisione con la quale sono fatte queste action doll. Veramente veramente splendide, dalla cravatta alla camicia alla pistola alla venatura delle mani. Guardate la venatura delle mani, cioè sono fatte veramente veramente bene, sembrano veramente gli agenti Scully e Mulder. Guardate anche l'altezza è rispettata, vedete? Messi vicini anche l'altezza è rispettata, perché ovviamente Mulder è un pochino più alto di Scully. Ed eccola qui la coppia dell'anno, che spettacolo. Ma non ero contento, e quindi Scully l'ho trovata anche in un'altra versione, perché Scully era un medico patologo e quindi quando faceva le sue autopsie aveva questa tenuta. Non so se ve la ricordate, un tuffo al cuore. Se avete visto la serie, se siete amanti di X-Files, questo è un tuffo al cuore. Guardatela qui con il cuore in mano, non in senso figurato ma in senso letterale, perché c'ha proprio il cuore in mano, e il registratore con il quale lei annotava sempre tutte le autopsie, gli occhialini per proteggersi. Guardate che spettacolo, ma guardate le scarpe, guardate le scarpe da ginnastica anni 90, guardate i dettagli delle scarpe, sono veramente veramente splendidi.
Sono affezionatissimo. Purtroppo erano infilate in uno scaffale dove non si vedevano e dove non avevano il giusto risalto, il posto che meritano per una collezione del genere, per la bellezza di questa collezione. Guardate che bellezza, guardate sotto la tenuta, tutti i vestiti in stoffa, le tasche sono aperte, i dettagli sono stupefacenti. È una serie veramente eccezionale che io adoro e che sono felicissimo di aver tirato finalmente fuori, di averla potuta finalmente esporre con la dignità che merita. Il quarto pezzo di questa serie è un pezzo che quando l'ho visto ho detto lo voglio assolutamente. Questo è l'accessorio che aveva, quindi già l'accessorio vi fa capire che pezzo, ragazzi. Adesso vi lascio qualche secondo dall'accessorio per cercare di capire di quale personaggio stiamo parlando? Chi è che potrebbe avere questo accessorio? Quale personaggio potrebbe avere questo come accessorio? Adesso ve lo faccio vedere. GB Spender, il personaggio chiave, il cattivo chiave di tutta la serie X-Files. Che cosa lo contraddistingue? Infatti, i due accessori che ha, che cosa sono? Il pacchetto delle sigarette e la sigaretta immancabile nella mano, perché GB Spender, per tutti gli amanti di X-Files, è anche l'uomo che fuma. Ma vi prego, guardate il viso, cioè è impressionante, è preciso, è lui, è lui nell'espressione. Guardate la posa con la sigaretta in mano, guardate i dettagli. Tra l'altro, il laccio che lo legava alla scatola era infilato dietro il torace, eccetera, eccetera, quindi l'ho dovuto tutto spogliare. Quindi la cravatta è un pezzo separato, la camicia si apre bottone per bottone, la giacca anche, la cura con la quale sono fatte queste action figure, la precisione. Guardatelo nella posa, guardatelo nella posa, è lui, è lui. Cioè, voi siete nel telefilm, state guardando il telefilm e ci avete davanti l'uomo che fuma, GB Spender, perché questa action figure, questa action doll è realizzata in una maniera eccezionale. E adesso le andiamo a vedere tutte insieme, tutta la serie di X-Files. Eccole qua, ma che collezione, ragazzi! Era in naftalina da almeno 15 anni. Erano esposte in un mobile nella mia stanza, quello che era il cuore di tutta la mia collezione, ma non ricevevano il tributo che meritano. Adesso saranno esposte come meritano. Ma guardate che belle, direttamente dalla Sideshow, direttamente dagli anni 90, le action doll di X-Files. Ovviamente non è la serie completa. Queste le ho recuperate qualche anno dopo e devo dire che ho trovato anche qualche occasione, insomma. Ma sono veramente, veramente splendide. Devo dire che Scully e Mulder, questi qui, sono ovviamente i miei preferiti. Lei mi piaceva molto con la tenuta da autopsia, ma quando ho visto GB Spender, sono l'uomo che fuma, sono rimasto a bocca aperta, perché è lui, hanno colto l'essenza di questo personaggio. È veramente eccezionale. Beh, ragazzi, oggi vi ho presentato dei pezzi della mia vecchia collezione che sono veramente, meritano almeno il vostro pollice in alto. Mettete questo pollice in alto perché questi pezzi lo meritano, perché X-Files lo merita. Spero che il video vi sia piaciuto. Qui sotto vi lascio la pagina Instagram e la pagina Facebook del canale. E ragazzi, che vi posso dire? Iscrivetevi al canale, condividete il video con amici e parenti che magari amano X-Files e che magari non hanno mai visto queste action doll. Noi ci vediamo al prossimo video di questo fantastico, incredibile, stupendo, eccezionale canale. Ciao ragazzi!